La soluzione è cercare di ridurre il numero dei detenuti. Penso ai detenuti che sono quelli con la carcerazione preventiva, ce ne sono troppi, bisogna accelerare i processi. La carcerazione preventiva non può essere una condanna. Teniamo presente che in Italia almeno il 50% dei processi si risolvono con la soluzione penale, quindi che c'è gente che è in carcerazione preventiva, la metà di quelli che sono in carcerazione preventiva poi risultano innocenti, quindi bisogna accelerare i tempi, bisogna intervenire. Il governo lo sta facendo, non è un problema che si risolve in qualche settimana, però bisogna cominciare a lavorare con l'obiettivo di avere delle carceri che hanno la possibilità di trasformare in detenuti la pena, non più come così una scelta punitiva, ma come una scelta che deve portare al recupero del detenuto. La pena è la privazione della libertà, non è vivere in condizioni, diciamo così, di mancanza di rispetto della dignità della persona.